Carissimi amici, pace e bene, sono Padre Mario della parrocchia di Maria Santissima Immacolata a Poggio al Vento, dove si trova il convento dei frati minori cappuccini, e oggi sono qui con voi per ascoltare insieme la parola di Dio e brevemente per commentarla. Oggi ascolteremo un brano molto breve, sono tre versetti, tratto dal Vangelo di Luca, ma sentiremo davvero molto molto forte e prezioso per la nostra vita. Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù diceva a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Ecco, queste parole che abbiamo ascoltato ci dicono che essere cristiani significa prima di tutto amare una persona, Gesù di Nazaret. Significa seguirlo, significa avere uno stile di vita che è come quello di Gesù. Significa, come scelsero di fare i primi compagni di Francesco di Assisi, di cercare le orme del Signore Gesù vestendo ogni giorno un abito a forma di croce, proprio per ricordare quell'evento attraverso il quale il Signore aveva salvato l'umanità, ha salvato il mondo intero. Significa, in poche parole, essere pronti a tutto, proprio come quando si ama una persona. Ecco, quando si vuole bene a qualcuno, allora siamo sempre attenti davvero alla vita di quella persona. E allora per noi oggi dire sì al Signore significa entrare in un'avventura meravigliosa che non ha confini. Quanti giovani davvero nel corso degli anni hanno risposto a Dio che li chiamava ed ora si trovano in tantissime parti del mondo contenti, felici di portare davvero il Vangelo sino agli estremi confini della terra. Oggi il Signore ci dice: chi perderà la propria vita per me la salverà. Che parole forti davvero oggi il Signore rivolge a me, a voi e a tutti i giovani che stanno ascoltando davvero questa trasmissione. Chi si immergerà completamente nel mistero del mio amore, ci sta dicendo il Signore Gesù, sarà salvo, avrà una vita piena. A lui sarà svelato il mistero della sua creazione, della sua nascita. Sarà la sua vita una eterna novità, perché Dio davvero è eterna novità. Dio è gioia, Dio è slancio, Dio è entusiasmo. E allora oggi, davvero in modo particolare, noi francescani ricordiamo una festa grande, quella dell'impressione delle stimmate sul corpo del nostro serafico padre San Francesco. La festa si riferisce a un episodio accaduto nel 1224, quando Francesco di Assisi si trovava sul Monte della Verna per una quaresima di penitenza in onore di San Michele Arcangelo. E allora, proprio intorno alla festa della Santa Croce, quindi più o meno proprio in questi giorni, ecco, volle chiedere a Dio un dono, di poter sperimentare, tanto era l'amore nei confronti del Signore Gesù, del Figlio di Dio, quello che lui stesso aveva provato nel momento estremo del suo amore per tutta l'umanità, cioè
nel momento della croce. E allora Dio glielo concesse e misteriosamente ricevette quei segni che sono il sigillo davvero dell'amore di Dio, le stigmate. Ecco, ricevette un dolore incredibile, ma al tempo stesso quello slancio di amore, quel sentimento così profondo e grande che portava Gesù ad amare tutta l'umanità. E allora che dire in questa giornata così bella e così importante, non solo per i francescani, ma per tutta la cristianità, per tutta la Chiesa. Ecco, ricordiamoci davvero le parole dell'Evangelista Luca. Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo. Allora io mi permetto di dire con tanta umiltà a tanti giovani che magari ci stanno ascoltando, stanno aspettando una parola per loro, ecco, non abbiamo paura. Non abbiamo paura davvero di mostrare la nostra fede, non abbiamo paura di credere nel Signore Gesù e di mostrare quelli che sono i segni davvero per i quali e attraverso i quali il Signore ogni giorno ci accompagna. Il segno della croce, la preghiera, la partecipazione all'Eucarestia della Domenica. Non vergogniamoci davvero con i nostri coetanei di dire e di parlare della persona in cui crediamo, perché il Signore davvero ci ha promesso che è con noi fino alla fine dei tempi. Quindi anche mentre io sto parlando, lo Spirito davvero sta agendo, il Padre agisce sempre, ci dice la parola di Dio. E allora ringraziamolo e accogliamo con gioia davvero questo evento, per poter credere, per poter essere contenti e gioire del dono che il Signore Gesù ci ha fatto attraverso la sua chiamata. Hashtag io resto con te.